ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. La riforma sanitaria regionale introdotta dal 1 gennaio 2023 ha previsto la provincializzazione delle aziende. Ora i CUP garantiscono ai pazienti prestazioni nei presidi più vicini. È il medico di base a dare la priorità sulle impegnative, dunque le liste d'attesa saranno via via più snelle. È quanto affermato dall'assessore Saltamartini, che parla ancora di distonie nel sistema, che attende di entrare a regime dopo l'avvio della riforma. La questione liste d'attesa è ancora un argomento spinoso. Le liste d'attesa costituiscono un punto fondamentale importante della riforma e dell'attività della Regione Marche. Vorrei però subito precisare che la Regione Marche è una delle 5 regioni in Italia, sono solo 5, ad avere un codice verde sulle liste d'attesa. Naturalmente con la riforma che abbiamo fatto lo scorso anno si è completamente destrutturato il vecchio ordinamento basato su un'unica azienda regionale, l'ASUR. Si sono costituite 5 aziende. Ora queste 5 aziende dovranno garantire le prestazioni in ogni provincia. Non sarà più ammissibile che il CUP possa proporre per esempio a un cittadino di Camerino di andare a eseguire la prestazione a Urbino, ad Ancona o a San Benedetto. Questo significa che stiamo ristrutturando anche i CUP provinciali e questo è un percorso che dobbiamo accelerare, perché ancora oggi ci sono delle distonie nel sistema. Ancora oggi a qualche cittadino viene risposto che la prestazione non c'è o si devono spostare in altri territori. Voglio anche aggiungere che se la prestazione non è disponibile quando si chiama i CUP, il sistema sanitario regionale deve prendere in carico la domanda di prestazione ed è il sistema regionale sanitario che deve richiamare il cittadino a casa. Queste sono le disposizioni che abbiamo impartito ormai con l'entrata in vigore della riforma, ma ecco, siamo in attesa che il sistema entri in vigore perché la legge è stata approvata da pochi mesi. Il tempo di esecuzione di una prestazione è stabilito dal medico di famiglia, il quale appone una lettera sul certificato, quindi se è B deve essere eseguita in 10 giorni, se è D entro 60 giorni, se è P entro 120 giorni. Se la prestazione richiesta nei tempi stabiliti dal medico di famiglia non viene garantita, cioè non c'è disponibilità, a quel punto il sistema sanitario ha l'obbligo di prendere in carico la domanda. Il CUP non può più rispondere chiama domani, dopodomani, oppure la prestazione non c'è. Il sistema sanitario prende in carico la prestazione e se non riesce a produrla dall'interno la deve acquistare sul mercato della sanità convenzionata. Questo è il nuovo sistema approvato con la legge regionale che ha sostituito l'ASUR con le aziende provinciali ed è naturalmente un percorso che deve essere garantito nei prossimi mesi.